Ciao ragazzi, benvenuti ai pronostici della 35esima giornata di Serie A. Ci stiamo avvicinando verso la fine, ne mancano 4, quindi questa è la quart'ultima. E vi dico subito che per scaramanzia non farò il pronostico né di Inter Juve né di Fiorentina Napoli. E comincerei subito con Roma-Chievo. Secondo me la Roma deve vincere per comunque consolidare il terzo posto e soprattutto riprendersi dalla batosta di Anfield. Ed è importante anche per la Roma, sarebbe importante in chiave Champions, perché chiaramente se la Roma dovesse fallire la qualificazione in Champions, anche le semifinali raggiunte, che sono un ottimo traguardo, insomma, sarebbe un peccato perché non potrebbe difendere queste semifinali, cioè non potrebbe tornare a giocarle. E quindi metto 1 Roma, anche se il Chievo ha assoluto bisogno di punti, quindi è un 1 della Roma, ma non è scontato. Inter-Juve, come detto, non faccio il pronostico, però è una partita che tutte e due devono cercare di fare risultato: l'Inter per la zona Champions, la Juventus per lo scudetto. La Juventus credo che sia una delle partite più importanti per la Juventus. È diventata forse la partita. Se la Juve dovesse portare a casa il risultato, non è che ha vinto il campionato, ma sarebbe molto importante, anche a livello morale. Se l'Inter dovesse ovviamente bloccare la Juve, credo che il campionato possa già considerarsi, non dico chiuso, ma messo veramente rovinato dalla Juve definitivamente, insomma. Anche perché la Juve è già 2 partite che non vince. Alle 12:30 Crotone-Sassuolo è una partitissima, quindi io metto l'1 al Crotone perché Crotone sta bene e sta lottando per la salvezza, il Sassuolo è molto più tranquillo, quindi 1 Crotone. Sampdoria-Cagliari, qua due squadre che onestamente serve di più al Cagliari che alla Sampdoria, infatti metto l'X2 Cagliari, perché sennò il Cagliari lì a Genova sinceramente deve cercare assolutamente il risultato, così come metto l'1 all'Atalanta in Atalanta-Genova, perché l'Atalanta ha bisogno di punti per l'Europa League. Attualmente è in Europa League a differenza del Milan, stanno lottando queste due squadre, quindi io metto assolutamente vittoria dell'Atalanta. È proprio Bologna-Milan, qua credo che Milan vincerà anche perché Bologna non ha più nulla da chiedere il campionato, quindi metto il 2 del Milan. Verona Spal è lo scontrone, no, di questa giornata, nel senso la Spal ha bisogno di vincere e secondo me vincerà. Io metto 1x Spal per il Verona, è chiaro che una sconfitta vorrebbe dire Serie B, non, anche se non matematica di fatto, perché poi comunque non credo che abbia molte speranze di fare tanti punti il Verona. Questa è proprio l'ultima spiaggia per il Verona, secondo me vincerà comunque la Spal. L'Udinese andrà a giocare a Benevento, l'Udinese del nuovo allenatore Igor Tudor e del vice Marco Giuliano, partita che sarà molto importante perché per l'Udinese l'Udinese è in piena lotta per non retrocedere. Il Benevento è già retrocesso, ma siamo sicuri che farà una grande partita. Attenzione, il Benevento sta bene, l'Udinese no. Risultato doppia chance 1-2. Fiorentina-Napoli per lo stesso motivo non faccio il pronostico, so solo che la Fiorentina ha 2 partite che non vince e Napoli invece è andata a vincere a Torino la partita che per noi juventini non dovevano vincere, insomma, perché se non avesse vinto il campionato non dico che era chiuso, ma poco ci mancava. Questa vittoria ovviamente dà linfa al Napoli e sarà un problema per la Juve e soprattutto il fatto che dovrà vincerle tutte, quindi non faccio il pronostico di Fiorentina-Napoli, ma non sarà facile né per una né per l'altra. Nonostante tutto, anche perché Napoli ha festeggiato tanto, quindi io metto che è una partita, come posso dire, è una partita molto, molto aperta e non faccio pronostico per scaramanzia. Posticipo di questa giornata alle 20:45, Torino-Lazio. Attenzione che il Torino sta bene. Ha ancora un lumicino di speranza per l'Europa molto, molto, molto ristretto, quindi gioca più che altro per l'onore. La Lazio invece sta bene e lotta per la Lazio sta bene perché anche perché settimana scorsa ha battuto la Fiorentina 4-3, cioè è riuscita a recuperare più volte. Secondo me la Lazio vincerà anche a Torino, ma il Torino darà filo da torcere. Quindi io metto il 2 della Lazio, ma metto gol perché secondo me tutte e due le squadre segneranno. Bene, ragazzi, questi sono i miei pronostici sulla 35esima giornata di Serie A. E niente, ci sentiamo ovviamente con i prossimi video. Ciao!